del Germania con il numero 2 David Sauner, Austria. I due hanno ottenuto lo stesso punteggio nella prova di salto. Oggi non si parte per distacchi ma per metri, cioè il distacco in secondi viene computato in metri, quindi prima da punti si passa a secondi e poi da secondi si passa a metri. A mio modo di vedere questo sistema favorisce oltremodo gli specialisti dello sci, cioè dello sci di fondo, e non tanto i saltatori, però vedremo se qualcosa verrà cambiato. Comunque, favori del pronostico sulla carta per Ronny Ackermann, che dovrebbe essere in grado di tornare su Frenzel e Kreiner, su Frenzel e Sauner. Attenzione alla rimonta di Sebastian Asenei, che ha saltato bene su questo trampolino. Sebastian Asenei, pettorale numero 13, se non erro, o qualcosa di più. Andiamo a vedere il pettorale di Sebastian Asenei. Comunque Sebastian Asenei che dovrebbe essere in grado di tornare sui migliori, visto che tra quelli che sono le prime posizioni sicuramente il miglior specialista nelle gare di sci di fondo. Sebastian Asenei, pettorale numero 14. Qui abbiamo fatto un piccolo salto avanti nel corso della gara, siamo al chilometro e mezzo. Rick Frenzel ha staccato David Sauner, David Sauner che a sua volta viene raggiunto da Ronny Ackermann. Da dietro sta risalendo forte Peter Tande, che si sta trascinando Jusson Lamichapuis. Bene anche Sebastian Asenei, che si è già riportato sul gruppetto con Tande e Lamichapuis. Recupera poco terreno Hannu Manninen, che ha raggiunto il nostro pit-in, ma sostanzialmente in termini di secondi la rimonta di Manninen non è così importante. E questo è un trenino molto molto numeroso, con tanti atleti di qualità. Però quello che può fare la differenza è Sebastian Asenei, che si è accodato in questo momento. Ci sono anche diversi austriaci nel gruppetto. Il più forte degli austriaci sugli sci stretti in questo momento è sicuramente David Kreiner, il vincitore della passata edizione del Summer Grand Prix. Ricordo che ci sono diversi italiani in gara, però purtroppo gli italiani, eccezione fatta per Pittin, sono partiti con distacco molto molto rilevante. Bene Pittin, che invece è riuscito a rimanere nelle prime 30 posizioni al termine della gara di salto. Qui vediamo Ronny Ackermann che va a riprendere Eric Frenzel. Ronny Ackermann ha interesse a tenere il ritmo molto molto elevato per non farsi raggiungere da Tande, Lamichapuis e soprattutto Sebastian Asenei. Sebastian Asenei, che per anni è stato compagno di allenamento di Ronny Ackermann in quel di Oberhof, anche se i due hanno caratteristiche completamente differenti, o quantomeno le avevano da giovani. Eccolo qui Sebastian Asenei con il 14, che sta risalendo posizioni. Con il 9 sta tirando Peter Tande, dietro Jusson Lamichapuis. Poi vediamo Bernhard Gruber, Christoph Wieler e David Kreiner. David Kreiner con il pettorale numero 4. Tra l'altro Sebastian Asenei ha vinto una sola volta in Coppa del Mondo negli Stati Uniti a Steamboat Springs, in una sprint che si è disputata il 27 gennaio del 2001, quindi tanti tanti anni or sono. Viaggiano in coppia Rick Frenzel e Ronny Ackermann, però il fatto che il ritmo sia distato da Frenzel potrebbe essere un indizio importante sulla rimonta di quelli che arrivano da dietro. Qui siamo a 3 km, quindi 2/5 di gara completati. Dietro sta tirando Tande. Il distacco del gruppetto degli inseguitori è attorno ai 10-12 secondi. Si sono staccati da questo gruppetto Tommy Schmid per la Svizzera e Alfred Reiner per l'Austria. Reiner che occupava la 10ª posizione al termine della gara di salto, però qui sta faticando a tenere il passo dei più forti. Da dietro sta recuperando terreno Assico e Vuranta, che partiva con il pettorale numero 19, 14esimo, è andato a riprendere il coetaneo Janne Runnanen, nonché con nazionale. Scrive la casella di posta elettronica diretta a chiocciolaeurosport.com Sergio, che vuole sapere se Kirkkaisen è infortunato, ha l'influenza. Poi mi domanda se Ronny Ackermann ha fisico più da saltatore o da sciatore. Direi saltatore. E mi chiede anche qual è la scuola più forte tra Austria, Germania, Norvegia e Finlandia. La storia dice Norvegia. Poi mi domanda se gli Stati Uniti sono la quinta. Può darsi che lo siano. Ai 4 km e mezzo Ackermann davanti, lo sono insieme alla Francia, diciamo. Ai 4 km e mezzo sempre Ackermann davanti, Frenzel fatica a tenere il passo del tedesco. Quelli dietro hanno sempre una decina di secondi di distacco, stanno recuperando tantissimo terreno i due americani.
Bill Dimong e Johnny Spillane, che viaggiano in coppia. Chi recupera veramente niente? Hannu Manninen. Manninen che qui in Val di Fiemme non si è trovato molto a suo agio. Vedremo se le cose cambieranno a Klingenthal nella prossima settimana. Adesso nuovamente Frenzel davanti, Ackermann un po' in difficoltà. Sebastian Asenei sta guidando un trenino con la Misha Pui, Peter Tande, David Kreiner, Christoph Biller e Bernhard Gruber sulle code dei compagni di squadra. Quindi qui non esiste gioco di squadra, anche perché si tratta di disciplina individuale. Il dato importante è che Ronnie Ackermann, se la gara finirà così, guadagnerà punti importanti su Bill Dimong, che è il più immediato inseguitore nella classifica di Coppa del Mondo. Giuseppe da Bologna vuole sapere che fine ha fatto Magnus Mohan, e qui in Val di Fiemme, ma non sta bene, è influenzato e quindi non ha gareggiato. Anche lui credo che lo rivedremo settimana prossima in quel di Klingenthal, alla casa di Björk Kirchhijsen. E qui c'è il ricongiungimento. Frenzel e Ackermann vengono raggiunti da Sebastian Asenei, da Misha Pui, Peter Tande e David Kreiner. Un po' più in difficoltà Bernhard Gruber e Christoph Biller, che non sono proprio specialisti dello sci di fondo. Francesco vuole sapere come si salta il come si calcola il punteggio finale dei saltatori. Discorso lungo, poi magari lo spieghiamo con calma. Seguiamo quest'ultimo chilometro e mezzo della gara di combinata. Frenzel prova ad allungare, però gli altri sono a contatto. Un po' più in difficoltà Biller e Gruber, mentre Kreiner rimane attaccato alle code di Peter Tande. David Kreiner, che è salito sul podio una sola volta in carriera, però anche per lui un podio datato 2001. I combinatisti stanno arrivando nello stadio di fondo di Val di Tesero, di Lago di Tesero, scusate. E sostanzialmente ci sono 5 atleti attaccati che possono lottare per la vittoria, quindi assisteremo ad un volatone di gruppo. Ackermann davanti, Sebastian Asenei secondo, la Misha Pui terzo, Tande quarto, Frenzel quinto e David Kreiner sesto. Kreiner sta cercando di sopravanzare Erik Frenzel. Frenzel che non è mai salito sul podio in carriera, però ha ottenuto risultati importanti in questa stagione. Manca ancora un giro al termine della gara, però sono in tanti lì davanti a giocarsi la vittoria. Sebastian Asenei potrebbe provare anche ad andare via, però la Misha Pui ha dimostrato di poter rispondere nelle gare su distanza ridotta come questa sprint. Biller ormai si è staccato, come si è staccato in precedenza Bernhard Gruber, ora undicesimo, raggiunto anche da Bill Dimong e Johnny Spillane, che hanno recuperato praticamente quasi un minuto sulla testa della gara. Biller si riaccoda in questo momento e abbiamo l'attacco di David Kreiner sulla salita dell'ultimo giro. Risponde bene Sebastian Asenei, risponde anche Jason La Misha Pui. Ackermann è quarto, Peter Tande è quinto. Fatica qualcosa di più Erik Frenzel, mentre si è staccato definitivamente Biller. Però da dietro stanno rimontando anche Bill Dimong, solo Bill Dimong, che quindi ha staccato Johnny Spillane. Enrico D'Acodogno sottolinea che tra le scuole di combinata non bisogna dimenticare il Giappone, vero. Anche se poi il Giappone ha espresso un grandissimo campione, Kenji Ogiwara. Un discreto talento da Ito Takahashi, qualcos'altro ai tempi di Ogiwara, tipo suo fratello gemello, ma poi poco altro. Secondo Sergio vincerà Ackermann perché ha fatto gara di attese, quindi ha speso poco. Non lo so, davanti sono davvero in tanti. Sebastian Asenei sta spingendo a tutta. Gisola Misha Pui tiene il suo passo, anche David Kreiner. Gli altri rimangono un po' attardati. Vediamo se Bill Dimong riesce a rientrare, direi di no. Mentre gli atleti stanno doppiando Max Thompson, canadese. Sebastian Asenei sembra avere margine sulla Misha Pui. Sarebbe la seconda vittoria in Coppa del Mondo per lui. E direi che vittoria Sebastian Asenei davanti a Gisola Misha Pui. Terzo David Kreiner. Per il quarto posto Peter Tande va a bruciare Ronnie Ackermann. E sesto il giovane Erik Frenzel. Poi Bill Dimong in settima posizione, quindi un Dimong che non perde troppo terreno da Ackermann in classifica. Ottavo Christoph Biller e via via tutti gli altri. Il migliore degli italiani alla fine è stato Alessandro Pittin, 31esimo, Giuseppe Michielli, 36esimo, non sono partiti Daniele Punari, Luca Sarungaldier e Georg Ettig, tedesco.
Questa è la classifica finale con Sebastian Asenei che riesce a sconfiggere Jason Lamichapuy, terzo David Kreiner, Tande quarto e via via tutti gli altri. Nella classifica di Coppa Ronnie Ackermann allunga leggermente nei confronti di Bill Timong, ma attenzione che anche Tande sta recuperando terreno, così come Jason Lamichapuy. Potrebbero essere loro i nomi nuovi, insieme a Kierkhuizen, che rivedremo in gara settimana prossima in quel di Kligent. Alle gare saranno trasmesse da Eurosport 2, perché su Eurosport 1 ci saranno biathlon e salto, nonché gli Australian Open di tennis, che occuperanno gran parte del nostro palinsesto. Hannu Manninen nel 25esimo, quindi alla fine non ha recuperato granché. Non male Pittin, che tutto sommato da Manninen non ha perso troppo sugli sci. Queste sono gare importanti per Pittin perché deve fare esperienza. Vedrete che dalla prossima stagione Pittin sarà competitivo per la zona punti in ogni gara. Quindi abbiamo trovato un combinatista di alto livello, c'è già Michielli che può fare di tanto in tanto buone cose. La